sabato 24 e domenica 25 settembre nei padiglioni di Modena Fiere si è tenuta un'altra bella edizione di Modena Motor Gallery, l'automotoclub storico italiano presente in grande stile con due tematiche importanti, la filosofia del restauro e i veicoli storici da competizione. Presentata in anteprima anche la nuova manifestazione Asi in pista, in programma sabato 12 novembre all'autodromo di Varano di Melegari. Io ho cominciato 60-70 anni fa, perché sono già vecchio. Come vede oggi il collezionismo? Io lo vedo bene, perché non vedo che la gente ce n'è. Degli appassionati, ma anche dei giovani, perché non ci sono solo i giovani, c'è anche i vecchi, ma dei giovani ce n'è, degli appassionati. E poi si intendono, perché noi andavamo un po' più a occhio, diciamo così, invece loro si documentano, quindi bisogna stare attenti a parlare, perché non è diciamo più vecchio di te, non conta niente, sei anche più vecchio. E ho trovato dei giovani che stai a parlare, ti mettono anche in buca se non stai attento. Io credo che Modena, Bologna, Reggio, insomma l'Emilia, posso parlare di automobili e di moto, perché ne ha fatto, ne fa ancora, e poi siamo contadini all'origine, agricoltori, però proprio dall'agricoltura è nato tante cose, perché per lavorare i terreni ci vogliono delle macchine, quindi è naturale, come i piemontesi che anche loro erano agricoltori. Noi pensiamo che la Fiat viene fuori dagli agricoltori. Quando mio padre cominciò, noi veniamo dalla seconda guerra mondiale, ancora prima, per fare delle guerre ci vogliono dei materiali, non ce n'erano, fecero quella legge degli oggetti obsoleti, loro le automobili considerate obsolete furono tutte destinate alla demolizione, quindi li vedevo demolire le Alfa Romeo, tiravamo indietro tutti un po', anche la gente così, perché c'era qualche cosa, diciamo la Lancia è stata una gran macchina, ma era più per, non solo per i ricchi, ma anche più i precisi, tutti. Noi eravamo un po' meno precisi, e l'Alfa, invece la Lancia, lei sa che se non è tenuto bene fa più fatica, l'altra lì la passione per l'Alfa Romeo. Da lavorare era meglio la Fiat, perché la Fiat ha una meccanica più semplice, infatti durante la guerra la tagliavamo per fare sia dei camioncini che fare dei trattori agricoli. La Lancia è una macchina del signore, voleva rimanere del signore, non voleva lavorare, non riuscivamo a domesticarla. È stato per me la prima volta che provo a raccontare un mestiere che io so fare da relativamente poco tempo, però il corso mi ha dato secondo me la possibilità di conoscere delle persone con cui veramente è possibile imparare la natura di questo mestiere, quindi a me piace questo approccio molto tra virgolette spartano e un po' primordiale, però dà parecchia soddisfazione oltre a proprio il piacere personale di passare ore e ore su una lamiera che potrebbe non voler dire nulla, ma si crea appunto una sorta di dialogo continuo fra te e la materia che ti porta poi ad ottenere dei risultati che una volta finiti ti danno una soddisfazione enorme. Abbiamo organizzato una giornata per tutti gli appassionati, a partire dalla sessione di omologazione riservata alle vetture da competizione di almeno 30 anni. Poi durante la giornata ci saranno i giri in pista per tutte le vetture da competizione, poi probabilmente riusciremo a fare due o tre turni per gli appassionati che vorranno venire con la loro macchina storica, purché ovviamente siano soci ASI, e potranno fare un po' di avviamento alla pista, cominciare a comprendere quelle che sono le traiettorie e danzare fra i cordoli. Poi avremo anche dei club che si raduneranno con noi per condividere la visione di queste meravigliose vetture, e finiremo la giornata con un concorso d'eleganza dinamico dove premieremo il best in show, la migliore turismo, la migliore formula, la migliore sport prototipo. È da qualche anno che appoggiamo anche questo salone, come è giusto che sia, ci fa molto piacere, è sempre un momento di incontro per noi, la condivisione della passione con
tutti i proprietari di veicoli storici che coltivano questa enorme passione è importantissima. In questa edizione della fiera abbiamo voluto approfondire due tematiche che sono per noi particolarmente importanti. L'una è quella del restauro dei veicoli d'epoca, cui noi siamo sempre molto legati, chiaramente dando indicazioni specifiche insieme anche alla FIVACO, la Carta di Torino e quant'altro, ma in questo caso proprio anche nella pratica per i corsi che facciamo con l'Università di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, CNI ECIPAR, e questi corsi sono molto importanti perché il motorismo storico in prospettiva futura ha uno scenario occupazionale importantissimo. Questi sono sicuramente un'occasione per i giovani, ma un'occasione per l'indotto, per il PIL italiano, perché una eccellenza italiana universalmente riconosciuta è il motorismo storico, e mantenere la capacità di poter coltivare questo settore importantissimo, essendo anche un'eccellenza nel campo del restauro, per noi è importantissimo, e quindi per l'Italia è importantissimo, e dare la possibilità anche ai giovani di impratichirsi in questa attività è fondamentale. Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre è andato in scena il Giro Motociclistico di Sicilia, rievocazione della storica corsa disputata nel 1950 e che oggi vede al via oltre 60 moto, costruite tra gli anni 30 e gli anni 90 del 1900, con un'incredibile varietà di epoche, stili e tecnologie. Vediamolo! Io avevo visitato la Sicilia in passato da turista, ma questa veramente è un'occasione particolare e molto molto bella, in quanto percorrere queste vostre strade con il fascino di queste piccole cittadine storiche, con lo stile barocco che è difficilissimo da vedere e che non è presente nelle nostre zone della provincia di Vicenza o del cosiddetto nord-est, è un'esperienza culturale e sociale veramente interessante, veramente bella, e mi ritengo fortunato e ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a venire, perché è un'occasione più che rara partecipare e fruire di questo valore che abbiamo in Italia, che è la Sicilia e la sua cultura. Nel corso degli ultimi anni il settore delle moto ha riscontrato uno sviluppo notevole. Le manifestazioni sono aumentate del 20%, quelle iscritte a calendario, così come sono aumentate le manifestazioni motociclistiche iscritte nel calendario del circuito tricolore. Quest'anno ben 5 manifestazioni sparse su tutto il territorio nazionale. Ha un fascino diverso viaggiare sulle due ruote, perché si ha modo di assaporare maggiormente il territorio, gustare le strade, usiamo questo termine, perché percorrere delle strade tortuose con le macchine magari può anche non essere piacevole per chi viaggia al nostro fianco, mentre quando si viaggia in prima persona sulle moto si può anche piegare sulle curve, è tutt'altra cosa, e devo dire che ci siamo tutti quanti divertiti su questo percorso scelto dagli organizzatori del Giro di Sicilia. Il Giro di Sicilia la dice lunga, dove 14 club si sono uniti fra loro per organizzare questa manifestazione. Vuol dire innanzitutto vero associazionismo e poi organizzare tutti insieme una manifestazione che possa abbracciare più territori e rendere più interessante la manifestazione. Siamo partiti da Cireale in direzione Etna, dove siamo saliti fino al quota 2000 al Rifugio Sapienza, che è il cratere centrale del nostro vulcano. Poi nella discesa ci siamo fermati a Ragalna, una vecchia cantina medievale, fino al ritorno della partenza su Cireale. Il secondo giorno, partenza da Cireale, abbiamo attraversato Catania in direzione Modica, che è la tappa più lunga di 230 km circa. Abbiamo visitato la città modicana, quindi con la sua storia, il cioccolato e la diversità di barocco molto più chiaro rispetto a quello che c'era su Catania. Dopo Modica siamo arrivati a Cassibile, dove abbiamo pernottato al famoso ippodromo. Il sabato mattina
abbiamo dedicato ben 5 ore alla bellissima cittadina di Ortigia. Nel pomeriggio partiamo per Catania, dove ci prepariamo per un concorso di eleganza in abiti d'epoca. L'indomani mattina sarà un'altra bellissima giornata, perché ci fermeremo a Piazza Università, dove vedremo altra tipologia di barocco. Poi ci dirigeremo verso l'hotel Santa Tecla per le premiazioni. Ringraziamo il circuito tricolore che ci ha dato la possibilità di partecipare quest'anno. Sicuramente saremo riconfermati per il prossimo anno 2023. Sono venuta dall'Inghilterra in aereo, poi a Malta. Ho preso questa moto da mio fratello, che ha un po' di moto. Stupendo, c'era la pioggia, c'era la nebbia, c'era il freddo, il caldo, tutto bellissimo. Ci stiamo divertendo, un'esperienza meravigliosa. Io ho coinvolto Mario perché penso che sia importantissimo trasmettere la passione ai nostri giovani, e vorrei che ci pensassero tutti a questa cosa, perché ritengo importantissimo il coinvolgimento delle nuove generazioni, perché altrimenti rischiamo di perdere tutto, di lasciar perdere questa passione, queste iniziative e la conservazione soprattutto dei mezzi, che è importantissima, fondamentale. Veramente il giro è stato veramente bello, abbiamo visto posti bellissimi, purtroppo la pioggia ci ha dato un po' fastidio nelle ore pomeridiane, però è stato un ulteriore stimolo a fare gruppo, è stata un'esperienza che abbiamo vissuto tutti assieme. I posti sono bellissimi, oggi finalmente il sole ci sta baciando, e niente, è tutto meraviglioso. Passare tutti in squadrone, tutti insieme in mezzo alla città, con la gente che ci guarda, che ci fa le foto, che ci applaude, è veramente emozionante, bello. Partecipo con un MV Agusta 600, 4 cilindri e special, costruita in unico esemplare da Vignale di Torino. Oggi siamo qui tutti assieme a condividere le stesse passioni per questi mezzi d'epoca. È una passione che sicuramente viene tramandata da padre in figlio. C'è anche tante signore a bordo delle loro motociclette d'epoca. Una bellissima giornata, un bellissimo raduno e bellissimi posti, ecco, che dire di più. La chiusura in bellezza di Asi Circuito Tricolore 2022. Sono state 15 manifestazioni veramente importanti, che hanno abbracciato tantissime specialità diverse del motorismo storico, e qua in Sicilia il Giro Motociclistico di Sicilia è stato un altro momento importantissimo di una condivisione di passione come quella che noi amiamo di più. Tantissimi amici che si ritrovano, posti fantastici, anche la bellezza dei territori, anche la possibilità di godere delle specialità enogastronomiche hanno fatto sì che questa condivisione con tantissime persone e appassionati che venivano anche dall'estero sia stata veramente entusiasmante. Questo è un simbolo di tutto quello che Asi riesce a fare attraverso i club, che sono l'aspetto fondamentale, in questo caso 14 club insieme siciliani che hanno organizzato in collaborazione questo magnifico evento. Quindi grazie a tutti loro per la magnifica organizzazione di questa manifestazione. Asi Transport Show 2022, una grande undicesima edizione con una colonna variopinta e multiforme composta da quasi 60 veicoli storici, utilitari e ricreazionali, che si sono ritrovati tra Rimini, allo spettacolare Museo Nazionale del Motociclo e la Repubblica di San Marino. Del 1964,
è ancora omologato, trasportava carburanti, può trasportare benzina e gasolio a due scomparti da 750 litri l'uno. Si guida con la patente B, è bellissimo. Come è nata questa passione per questi veicoli così particolari? Io ho tratto prodotti petroliferi, ho comprato un'azienda 20 anni fa, 25, e c'era questo dentro nell'azienda, vecchio, messo male, mi sono innamorato, l'ho ristrutturato e adesso mi sto divertendo come un bambino. Questa passione nasce grazie a mio papà, che praticamente ne aveva uno uguale, identico, un 642, era rosso ma era praticamente lo stesso, e dove quindi io già dall'età di 12-13 anni iniziavo a smanettarci vicino, e per non dire che poi quando ho preso la patente ho cominciato a guidarlo per altri 5-6 anni, poi l'ha venduto e niente, e quindi è una cosa che ci tengo tantissimo, perché dopo 35 anni rifare un viaggio di questo per me è stata un'emozione grande. Siamo gente appassionata, altrimenti non si possono fare mica 700 km, abbiamo messo 10 ore, però la passione è superiore a qualsiasi tipo di stanchezza. Partecipiamo con un Jolly 1100 del 1960. Questa era usata come macchina di soccorso per le gare automobilistiche. Era quasi un'ambulanza con tutta la sua attrezzatura per poter viaggiare e soccorrere chi si faceva male in pista. Fin da bambino giocavo lì nel giardino, da parte al piazzale, da parte al deposito dei pullman. Mi sono appassionato di questi pullman, in modo particolare di questo, sul quale mi ricordo quando era arrivato il primo giorno da nuovo nel 1970, che io ero proprio bambino piccolo, è arrivato lì nel deposito e mi sono sempre stato incantato da questo. Poi ci ho viaggiato su per andare alle scuole superiori. Dopo tanti anni sono riuscito a ritrovarlo, l'ho ristrutturato tutto. Mi piace, sono veramente affezionato a questo mezzo e quando ci sono questi eventi cerco di partecipare. OM Tigrotto, nato nel 1966, era un furgone delle poste, 10 anni nelle poste, poi dopo è stato venduto da demolire, diciamo così. Io l'ho comprato e l'ho reimmatricolato e ho fatto un camper. L'ultimo Asi Transport Show si è tenuto nel 2018 e quindi tutti noi avevamo messo i nostri mezzi sui cavalletti. Per fortuna e con grande passione siamo 57 equipaggi che rappresentano la storia del trasporto civile, quindi autobus, camion, e ci sono anche dei bellissimi esemplari di camper, quindi di veicoli ricreazionali che fanno parte della nostra commissione. Ricordo, la nostra commissione utilitarie e ricreazionali ha un ampio raggio, quindi ha gli autocarri, gli autobus, i veicoli fuoristrada autocarri, i motocarri, quindi anche lì un altro mondo molto interessante, e i veicoli americani. E poi ci sono i ricreazionali, cioè i camper. Noi rilasciamo, come tutte le altre commissioni, i certificati per veicoli immatricolati, i certificati per la riammissione in circolazione e le targhe oro. Ad oggi abbiamo rilasciato circa 10 targhe oro e 600 certificati di rilevanza storico-collezionistica. L'11ª edizione di Asi Transport Show, un'enorme soddisfazione. L'ultima era stata fatta nel 2019, finalmente le nostre attività stanno riprendendo al 100%. Alfonso Di Fonso, come presidente della commissione, sta facendo un fantastico lavoro. Avere veicoli come questo è un sintomo di una passione enorme. Pensare di tenere in vita dei veicoli come questi, che hanno fatto la storia anche di lavoro, quindi mezzi utilitari, storici, lo si fa unicamente per una passione enorme. E qua i proprietari di questi veicoli hanno un entusiasmo incredibile di riuscire a raccogliere quasi 60 mezzi di questo tipo, portarli tutti a San Marino, vivere insieme un fantastico fine settimana, è un'esperienza che è veramente unica. Per cui ringrazio tutti gli appassionati, tutta la commissione, insieme chiaramente al presidente Alfonso Di Fonso, che si sono
impegnati per realizzare un'espressione di quella che è la passione che ASI trasmette a tutti i suoi associati. Per organizzare questi eventi è importantissimo la collaborazione con le istituzioni, in questo caso sanmarinesi, che ci hanno dato un grande supporto, in particolare anche la Segreteria di Stato per il Turismo, e è stato fondamentale anche l'ottima collaborazione che ASI ha con l'Automobile Club di San Marino, e voglio ringraziarli direttamente perché solo tramite queste collaborazioni effettivamente possiamo creare dei fantastici eventi. Beh, l'Automobile Club San Marino è onorato di ospitare questi eventi, poi a noi piace ricordare che l'Automobile Club San Marino ha da anni una convenzione con l'ASI, che siamo orgogliosi di poter ospitare appunto questi eventi. Questo è un evento poi molto particolare. Ringrazio soprattutto per l'autorevole presenza del presidente dell'ASI qui a fianco a noi.